Biagio Antonacci con Sogna Mi 1022. Buongiorno ancora amici, questo è Passepartout su Radio Pico. Ci stiamo occupando naturalmente di argomenti sempre più interessanti, adesso in particolar modo di RC Auto. Esatto, proprio così, ci saranno cambiamenti per quanto riguarda l'RC Auto proprio da quest'anno, e con noi questa mattina c'è la dottoressa Rossella Sebastiani, responsabile normativa auto di ANIA. Buongiorno dottoressa, benvenuta su Radio Pico. Grazie, buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno. Allora, che succederà dal 18 ottobre 2015 per quanto riguarda l'RC Auto? Una novità importante: per contrastare gli oltre 3 milioni e mezzo di veicoli non assicurati, la legge prevede che non dovremo più esporre il contrassegno sul nostro parabrezza, perché l'assicurazione sarà controllata direttamente attraverso la targa, vuoi da pattuglie su strada e anche da dispositivi elettronici autorizzati a norma di legge, che potranno verificare se l'assicurazione è presente nel database della motorizzazione. Quindi è una ottima cosa per contrastare la non assicurazione, pagando un po' diciamo meno tutti, perché questo significa sottrarre agli assicurati onesti tra 1,5 miliardi e 2 miliardi di premi. Caspita. Questo potrà avere anche, logicamente, se tutto funzionerà come si deve, degli effetti positivi per gli assicurati onesti, che pagano tutti il fondo di garanzia vittime della strada, e quindi lo paghiamo tutti noi assicurati in regola con la nostra polizza RC Auto, che comunque è in diminuzione, questo ci tengo a sottolinearlo, meno 10% in 2 anni. Meno male, meno male. Le imprese stanno facendo parecchio, e anche l'IVAS, l'Istituto di Vigilanza del Settore Assicurativo, lo ha certificato in maniera inequivocabile. Siamo, dottoressa, a 475 sì. euro, meno 40 euro rispetto al 2013. Ottimo. Dottoressa, mi perdoni se la interrompo, ma i tempi italici di messa in opera delle cose sono decisamente lunghi. Ci sono buone speranze che si verifichi tutto nel più breve tempo possibile, o dovremo aspettarci magari qualche problematica che si andrà a sottoporre? Non lo so. Guardi, questo processo viene da lontano, perché è cominciato da parte nostra come proprio input e stimolo al legislatore dal 2010. La legge è del 2012, il regolamento è del 2013, quindi abbiamo ottime possibilità che nel 2015 venga fatta quella piccolissima modifica del codice della strada che rende tutti gli occhi elettronici, quelli appunto ZTL, Telepass, eccetera, autorizzati per legge a leggere le nostre targhe. Ecco, dottoressa, invece, a proposito della scatola nera per l'auto, se ne parla tanto, ci racconta qualcosa di più? A cosa servirebbe questo dispositivo? Guardi, crediamo nella tecnologia come settore assicurativo, ne abbiamo più che negli Stati Uniti, oltre 3 milioni di dispositivi che sono centrali di servizi assicurativi, non solo per l'RC Auto consentono all'assicurato che l'ha installato di difendersi dai sinistri fantasma, perché con il localizzatore attesta che il veicolo non poteva essere, per esempio, nel luogo denunciato dallo speculatore con un sinistro fasullo, certo, ma in tutt'altro luogo, e poi funziona anche benissimo per il ritrovamento nel furto, per la personalizzazione tariffaria, per l'istruzione di bordo, quindi noi possiamo imparare con questi dispositivi che ci dicono le accelerazioni, le decelerazioni e le velocità medie, e poi possono fornire servizi aggiuntivi importanti, l'assistenza, scatta appunto l'e-call, la chiamata di emergenza, e ci possono essere importanti riduzioni degli effetti negativi degli incidenti, senza parlare poi di ulteriori funzioni come l'infomobilità. Anche questi ci possono dire le condizioni del traffico, ci possono avvisare appunto di particolari congestioni, ci possono dare informazioni sui parcheggi e su altri servizi accessori, quindi una centrale di servizi assicurativi con scontistica pure sul premio interessante, e variabile da compagnia a compagnia. Verificate sempre le offerte delle compagnie, perché c'è concorrenza. Perfetto, grazie mille alla dottoressa Rossella Sebastiani, responsabile normativa auto di ANIA. A presto e una buona giornata. Anche grazie a lei. Arrivederci.